Presso l'Aula Magna del Liceo Classico Alfonso Gatto si è tenuto il primo incontro del progetto Laboratorio di Cittadinanza, organizzato dall'Azione Cattolica della Diocesi di Vallo della Lucania, con l'ospite Michele Buonuomo, componente della Segreteria Nazionale di Legambiente. Sono molto contenta della partecipazione degli studenti a questo laboratorio di cittadinanza e spero che rappresenti per loro un'occasione per riflettere sul mondo che li circonda e su cosa loro possono fare insieme per poterlo migliorare, in modo da riuscire a pensare e a costruire il loro futuro in un contesto migliore di quello che attualmente ci circonda. In questo momento i ragazzi, migliaia, milioni di ragazzi nel mondo, stanno manifestando la loro volontà di un cambiamento radicale rispetto ai metodi che abbiamo adottato noi, le attuali e le passate generazioni, rispetto alla gestione sia del territorio sul piano locale, sia del mondo dal punto di vista globale. E, insomma, più che lasciare un messaggio, preferirei dire instaurare un rapporto, una relazione, uno scambio, spero proficuo, ma partendo anche dalle loro esigenze, perché i ragazzi hanno una chiave di lettura diversa dalla nostra che va assolutamente tenuta in conto. Perché è importante l'ambiente? L'ambiente è fondamentale, tutta la nostra vita si svolge nell'ambiente, inteso in termini naturali, ma l'ambiente è pure questa scuola che ci sta ospitando, è la redazione di un giornale, sono le nostre case, sono tutti luoghi importanti. Infatti noi abbiamo preferito chiamarci Lega Ambiente, non Lega Natura, proprio perché riteniamo che bisogna lavorare pure sugli ambienti domestici, i luoghi di lavoro, le città, i borghi, per provare a renderli più vivibili, qualitativamente più vivibili. In che modo si può migliorare l'ambiente? L'ambiente si può migliorare partendo da un cambiamento di mentalità e di atteggiamenti. Solo se noi cambiamo noi stessi riusciamo a cambiare il mondo in cui viviamo. E questo devo dire che dagli interventi che hanno fatto i ragazzi a fine laboratorio possiamo dire che hanno già colto molto bene questo significato e veramente c'è un grande impegno da parte dei giovani, forse più delle mie generazioni, un grande impegno per rinnovare il proprio ambiente, sia quello in cui vivono quotidianamente, sia l'ambiente globale della nostra terra che ultimamente è sempre più malata.